Buon pomeriggio dalla Paladante di Sesto per assistere alla terza giornata del campionato nazionale di Serie A 2 di Futsal Girone A, un'altra ovviamente esclusiva di Diretta Sport. Buon pomeriggio da Alessandro Carta e da Mattia Bullita al mio fianco. Diamo subito un'occhiata alle formazioni. Città di Sestu contro Milano. Città di Sestu che parte con Erbi tra i pali con la maglia numero 1. Il centrale difensivo, il capitano Eder Ruffine. Il due laterali con la maglia numero 10, Ozian. Con la maglia numero 12, Di Gao. Il pivot con la maglia numero 19. E dall'Onder risponde il Milano dell'ex Escobar, che parte subito titolare come centrale difensivo con la maglia numero 5. Con la maglia numero 1, Muratori. Con la maglia numero 13, Sanchez Pla. Con la maglia numero 10, Reinoldi. Con la maglia numero 8 Esposito. I due tecnici sono Mario Mura per il Città di Sestu e Daniele Sau, cognome ovviamente sardo, originario di Tonara, il padre originario di Tonara, nonché ovviamente parente di Marco Sau, giocatore del Cagliari Calcio, quindi l'allenatore per il Milano, mentre i direttori di gara sono il signor Davide Fardelli della sezione di Cassino, il signor Alessandro Pompeo Ghiretti della sezione di Ciampino, il Crono e il signor Michele Desogus della sezione di Cagliari. 0-0 ancora il parziale. Giocati 35 secondi in questo primo tempo. Mario Mura che deve rinunciare ancora a Gigia Square per una frattura, microfrattura al piede. E lascia in tribuna Angelo Casu dopo l'ottima prestazione nella giornata precedente. Spazio a Giacomo Ruzzu tra i 12 in distinta. Fuori Angelo Casu, li sta alternando il tecnico isolano. Adesso ancora Milano, bella la sponda di Esposito, anzi del numero 10 Reinoldi. Ancora Reinoldi. Cambiato il pivot, prima ha cambiato o meglio gran parte della disposizione in campo il tecnico Daniele Sau, perché ci aveva dato nel pre-gara Sanchez Pla come centrale difensivo, Escobar e Reinoldi come laterali. Il pivot sarebbe dovuto essere Esposito, invece vediamo che con la maglia numero 30 come pivot parte Vinicius Sardella. Escobar fa il centro difensivo e Sanchez Pla fa il laterale. Adesso calcio d'angolo battuto da Ozian. Esce molto bene il Milano, ma poi c'è l'intervento di Ruffine. Il sinistro di Eder Ruffine dalla distanza. Il gran gol che supera l'estremo difensore Muratori per il gol del vantaggio della Città di Sesto al minuto. Quando alla termine della prima fase di gioco mancano 18 minuti 39 secondi, 1 minuto e 20 per sbloccare il risultato sono bastati al capitano Eder Ruffine. Ancora Ruffine che controlla il diretto avversario, vale a dire il numero 30 Sardella, ma c'è il gol di Sardella con la conclusione dal lato con il sinistro. Erbici mette le mani piegate dal sinistro potente di Sardella, palla sotto la traversa, botta e risposta in pochi secondi. Prima Ruffine, poi Sardella per questo 1-1. Adesso c'è il fallo di Sardella ai danni di Ruffine. Un gesto di intesa tra Vinicius Sardella ed Eder Ruffine. Adesso dall'Onder si gira, palla deviata ancora in calcio d'angolo. Sul punto di battuta Ozian, palla giocata ancora verso il centro, Di Gao la conclusione
smorzata dai giocatori della del Milano. Poi adesso Sardella spedisce la palla in fuori laterale per non correre rischi. Fuori Sardella, dentro Esposito, adesso Di Gao, pallone dentro per Dall'Onder. Non si capiscono i due giocatori della Città di Sestu. Città di Sestu che indossa la maglia classica rosso-blu, mentre adesso Milano passa ancora in vantaggio con il numero 10 Reinoldi. Errore di Di Gao in fase difensiva, che si perde alle spalle il giocatore con la maglia numero 10. Il primo tiro è respinto da Erbi col petto, il secondo vince il rimpallo, è a porta vuota, non ha nessuna difficoltà a superare ancora Erbi. Ancora Ruffine, Di Gao il controllo, ancora l'ex giocatore della Petrarca Padova che scarica per Dall'Onder. Non si capiscono i due, palla che così termina in fallo laterale. Escobar, ancora Reinoldi, pallone che rimane là, Ruffine lo tocca ma non riesce a controllarlo all'interno del verniciato della porta difesa dall'estremo difensore Muratori. Si riparte ancora Escobar, il numero, c'è il tocco di Di Gao in fallo laterale. Ricordiamo che Escobar nella passata stagione indossava la maglia della Città di Sestu, dicevo poc'anzi. Città di Sestu ancora pericoloso però il Milano, ancora Dall'Onder che scarica per Di Gao. Le finte di Di Gao, si ferma Di Gao, scarica per Capitan Ruffine, viene tra le linee nella linea dello stesso Ruffine Ozian. Dicevo Città di Sestu in maglia rosso-blu, pantaloncino e calza bianca, risponde il Milano con maglia bianca con richiami rossi, pantaloncino e calza rosa. Adesso fuori Reinoldi, dentro il numero 4 Peverini. Ancora Milano Dall'Onder, ferma il diretto avversario, che è lo stesso Peverini in fallo laterale ancora in zona d'attacco per Milano. Sbaglia però Peverini, fa sfilare la palla Capitan Esposito. Mattia, un avvio di partita scoppiettante con il vantaggio di Ruffine, però 1-2 micidiale del Milano. Non mi aspettavo un inizio così, a dire la sincera verità, perlomeno sì, così. Sei stato Zian, diagonale vincente dello sloveno, l'ex Cittadella non perdona dalla distanza, tirando la linea Alessandro. Ha portato bene il commento di Mattia Bullita, dove Ozian non lascia scampo all'estremo difensore Muratori e arriva il gol del 2-2 al minuto numero 4 di questa prima frazione di gioco. Assegnato presso di Sestu, numero 10, Leitz Ozian. 2-2, cambia ancora il risultato qui alla Paladante di Sestu, gara che promette sicuramente spettacolo e divertimento, mentre adesso c'è la conclusione del numero 8, vale a dire Ganzetti, Andrea Ganzetti. Ancora Di Gao, si deve accendere Di Gao per illuminare questa partita, la conclusione con la sinistra, Ozian in spaccata all'interno del verniciato, non riesce a girare verso la porta ormai incustodita di Muratori. Ancora Capitan Esposito, adesso c'è il numero di Esposito su Di Gao, ancora Esposito, pallone però intercettato ancora da Ozian, poi Ganzetti. Giro palla ancora per la formazione padrona di casa, palla centralmente per Ganzetti che allarga verso il numero 12 Di Gao, che però rimane fermo. Palla che termina ancora in fallo laterale. Ancora Milano, Esposito, palla tra le linee. C'è il tocco del numero 4 Marco Peverini, che poi recupera ancora palla, prova il sinistro, ancora Di Gao in scivolata.
palla deviata ancora in fallo laterale. Parte ancora Esposito con Ozian Peverini, il destro Erbi col corpo spedisce ancora in fallo laterale. Arriva Esposito, ancora Esposito, uno contro uno, palla dentro per Vinicius Sardella, c'è il pressing di Rufine che poi mantiene bene il posto palla, Ozian poi con la testa non riesce a far sfilare il pallone, anzi lo controlla nella parte sbagliata del campo regalando così un fallo laterale in zona d'attacco ancora alla formazione lombarda. Ancora lo schema, arriva Rufine, ancora palla deviata direttamente in tribuna. Ancora Peverini, pallone messo dentro, palla che ha già superato la linea del fallo laterale. Mentre arrivano anche altri risultati dagli altri campi, la Leo, la Leonardo Cagliari ha perso 6-2 contro Mantova in casa. Adesso tocco di Sardella, Rufina al volo per Andrea Cau, al volo ancora Andrea Cau, bella la giocata, lo schema sul fallo laterale da parte della Città di Sestu. Adesso Rufine ancora per Ganzetti, l'ultimo tocco però invece viene fischiato a Escobar, un gioco pericoloso, calcio e punizione in favore della formazione padrona di casa. Ruggiu verso Rufine, giro palla ancora per Andrea Ganzetti, Ganzetti all'indietro ancora per capitano Rufine, c'è il tocco però del numero 10 Vittor Reinoldi. Ancora Ruggiu, poi Rufine dentro con l'appetto addirittura l'estremo difensore Muratori, anziché usare le mani, lo fa notare anche il tecnico Daniele Sau. Adesso sbaglia Andrea Cau, c'è la ripartenza ancora per Milano, la conclusione ribattuta ancora da Rufine, palla già rimessa in gioco. Esposito uno contro uno con Ruggiu, poi sbaglia ancora Reinoldi. Rufine verso Andrea Cau, sbaglia però Andrea Cau, regala ancora il pallone a Milano, poi Andrea Cau è lui che recupera il pallone, si procura anche un fallo, anche un calcio di punizione. Rufine, Cau di prima intenzione, non riesce ad intervenire Andrea Ganzetti, riparte ancora Reinoldi. Esposito scarica per Reinoldi, il pressing alto ancora di Ozian. Ottimo Peverini, si libera molto bene di un avversario, poi Esposito con la sinistro. Ribatte ancora la difesa della Città di Sestu mentre arriva il fallo cumulativo per in favore di Milano per il fallo commesso in precedenza da Ganzetti. Peverini sul punto di battuta, Reinoldi con la sinistro, palla che termina sopra la traversa. Ancora Ozian, palla dentro dall'Onder, l'aggancia, la gioca all'indietro verso capitan Rufine,
palla deviata però ancora in fallo laterale. È lo stesso Rufine sul punto di battuta, il pallonetto verso Cau, c'è l'intervento di Vinicius Sardella. Adesso fuori Cao, dentro Di Gao. Calcio finizione, Rufine, parte Ozian col destro, pallone sopra la traversa. Ancora Milano, Peverini scarica per Capitano Esposito, rientra verso il centro del campo, poi ancora per Alejandro Escobar. Ancora giro palla di Milano, palla tra le linee, Di Gao in ritardo, non ci può arrivare, ancora Reinoldi, c'è il contatto con Dall'Onder, arriva anche il giallo per Dall'Onder. Fuori Peverini, dentro il numero 2 Fabian Santagati. Esposito sul punto di battuta. Esposito scarica all'inchietto ancora per Escobar. Adesso Santagati tra le linee, la sponda ancora, c'è il tocco poi di Ozian. Fallo laterale concesso stranamente alla Città di Sestu. Ancora Di Gao da ultimo uomo, cerca e trova Ruzzu. Giro palla ancora per la formazione padrona di casa. Le finte di Di Gao, si ferma. Ozian può scaricare su Ruzzu, lo fa in questo momento, lascia sfilare il pallone in fallo laterale. Ancora il numero tentato da Esposito, c'è il fallo laterale per il Città di Sestu, pallone dentro, ancora Ozian, la conclusione verso l'interno dell'area di rigore dove c'era ben appostato Dall'Onder. Adesso Ruzzu al volo con la destro, pallone che termina sul fondo. Pallonetto Esposito, la mette giù prima col petto poi con la sinistra, ma si porta lui la palla in fallo laterale. Errata la posizione per il fallo laterale. Si riparte con rimessa in gioco per Milano. Reinoldi ancora per Escobar, le finte di Escobar, cerca ancora Reinoldi, va in profondità il numero 2 Santagati, riceve invece il capitano Esposito. Ancora Santagati al problema di girarsi, pressato da Ozian. Adesso Dall'Onder pressa Escobar, gli stava per rubare il pallone. Ancora Dall'Onder, la sponda verso Ozian, palla recuperata da Reinoldi, cerca il tunnel, non gli riesce. Ancora Dall'Onder per Di Gao, si accentra Di Gao, le finte di Di Gao, mette a sedere il primo avversario, vale a dire Fabian Santagati, pensate, classe 2001, adesso rimane a terra, problema probabilmente alla tendine o alla caviglia per il giovanissimo
come appena detto, classe 2001, pensate, 6 dicembre 2001 per il giocatore con la maglia numero 2 di Milano. Calcia d'angolo ancora di Gao sul punto di battuta, il pallonetto dall'under al volo, calcia di collo pieno ma calcia malamente, arriva il time out chiesto dal tecnico Daniele Sau. Si riparte dopo il time out chiesto dal tecnico Daniele Sau, si riparte ancora con Milano in posto palla, Escobar all'indietro, adesso riceve Esposito dal numero 13 Sanchez Pla, adesso quintetto per Milano con Muratori in porta, Esposito, Sanchez Pla, Escobar e il numero 10 Reinoldi. Risponde il Città di Sesu con Erbi, Di Gao, Ruzzu, Dall'Onder e Ozian. C'è ancora il tocco di Ozian, palla deviata in foro laterale. Escobar all'indietro per Reinoldi. Ancora Sanchez Pla. C'è il pressing adesso di Ozian, l'ultimo tocco dello stesso Ozian, adesso rilancio lungo con le mani, non ci può arrivare Sanchez Pla. Fuori Ruzzu, dentro ancora capitan Ruffine. Di Gao per Ruffine che cerca l'anticipo, il diretto avversario, c'è il fallo. Fischiato ai danni di Eder Ruffine, Escobar per Sanchez Pla, riparte così il Città di Sesto, 3 contro 2, ancora Ozian sbaglia il tocco su Dall'Onder, Dall'Onder va oltre il proprio avversario. Difficile a quel punto servirgli il pallone sulla corsa. Ancora palla intercettata da Di Gao. Deviata in foro laterale sul punto di battuta, ancora Reinoldi. Reinoldi riceve da Escobar, lancio lungo ancora di Reinoldi, Erbi alla, fuori dalla propria area di rigore, rimette subito in movimento Ruffine, da Ruffine verso Ozian. Ancora Di Gao in anticipo dall'Onder, recupera il pallone, fa sportellate con Alejandro Escobar, nonostante la differenza fisica Escobar riesce a vincere il contrasto e a recuperare così un foro laterale, ancora Ozian all'indietro per capitan Ruffine. 9 e 10 al termine del primo tempo, sempre 2-2 il risultato qui al Palasestu, al Paladante di Sestu. Ancora dall'Onder, Ruffine di prima intenzione, calcia verso la porta, difesa da Muratori, palla che termina sopra la traversa della porta di Milano.
Ancora Sanchez Pla, palla spedita in fra laterale per non correre rischi sul pressing ancora di Eder Ruffine. Di Gao, palla dentro, intercettata ancora da Sanchez, poi c'è il tocco del numero 30 Sardella. Adesso Reynoldi, Sardella spalle alla porta, pressato da Ozian, ottimo il cambio di gioco, Sanchez la conclusione, c'è il muro difensivo, vale a dire Eder Ruffine che spedisce la palla ancora in calcio d'angolo, fuori Reynoldi, dentro il numero 4 Peverini. Ribattuto ancora dalla Città di Sesto, palla che termina così in fallo laterale. Peverini riceve da Sanchez, giro palla ancora Escobar, pallone dentro verso Sardella, il tocco morbido ma arriva a Ruffine, c'è il pressing di Peverini, poi l'ultimo tocco del capitano rossoblu. Ancora Sardella, c'è il fallo di Dall'Onder, già ammonito. Fuori Di Gao, dentro Luca Ruggiu, si prepara anche Andrea Ganzetti, probabilmente prenderà il posto di Dall'Onder. Calcio di punizione, Sanchez sul punto di battuta, esce dai blocchi Dall'Onder, palla per Sardella, poi all'indietro ancora da parte di Sanchez verso Muratori, il controllo, lancio lungo, chiama la sfera Erbi, indietreggia, la prende in presa alta, adesso Dall'Onder di testa, ci prova ma non riesce a deviare verso la porta difesa da Muratori, riparte così Milano ancora con Sanchez. Sbaglia il primo controllo, poi Ozian lo anticipa, però l'ultimo tocco è del numero 10 Isolano. Fuori Dall'Onder, dentro Ganzetti. Ancora Milano con Peverini che però sbaglia, arriva Ruggiu, c'è il fallo e anche il giallo per Peverini. Subito gesto d'intesa con Luca Ruggiu. Adesso palla in mano Eder Ruffine, viene messo giù il pallone, primo uomo in barriera Sardella, secondo decisamente più basso il numero 13 Sanchez, cambiano addirittura la posizione, andrà Sanchez a scalare sul palo, la finta di Ruggiu, Ruffine per Ozian, la conclusione è respinta ancora da Muratori. Ozian rimette in movimento subito Ruffine, giro palla ancora della Città di Sesto con Luca Ruggiu, il controllo di Ozian, uno contro uno, pallone dentro ancora per Ganzetti, il controllo di Ganzetti pressato da due avversari, passa la palla, l'ultimo tocco è della difesa di Milano, vale a dire del numero 30 Sardella, ci sarà il calcio d'angolo ancora per il Città di Sesto. Ozian sul punto di battuta, 7:36 alla termine, Ruggiu la conclusione con il sinistro, non inquadra la porta, ancora il numero 17 rossoblu. Sardella, palla in profondità, arriva Ganzetti a protezione di Erbi, palla che ha già superato però la linea del fallo laterale, lo stesso Ganzetti a rimettere in gioco, si abbassa Ruffine, riceve la sponda ancora di Ruffine per Ganzetti, porta palla il pivot della formazione allenata da Mario Mura,
contromovimento di Ozian che va a ricevere Ruffine tra le linee, ancora Ozian, la sponda ancora per capitano Ruffine, dalla parte opposta per Ganzetti, uno contro uno di Ganzetti, cerca il numero, l'ultimo tocco è ancora di Peverini in fallo laterale, riparte così ancora il Città di Sestu con Ruggiu, uno contro uno, Ozian sul lato di destra, palla centralmente per Ganzetti, Ruffine ancora per Ozian sul lato destro d'attacco della formazione isolana, ancora Ozian cerca il fondo, palla messa in mezzo, l'ultimo tocco ancora di Ozian che poi mantiene il pallone in campo, anzi no, arriva il fischio del direttore di gara, si ripartirà con la sfera in mano all'estremo difensore Muratori, pallonetto ancora Ruffine a contatto ancora con il numero 30 Sardella, la prestanza fisica di Sardella sposta proprio fisicamente Ruffine, gesto d'intesa adesso tra capitano Ruffine, giocatore straordinario e correttissimo, il numero 30 Vinicius Sardella, palla fuori, Reinoldi cerca di liberare il destro, invece finta la conclusione, poi c'è il pressing di Ganzetti, sono ferme a 4 falli per parte le due formazioni, 2-2 il parziale, ancora qui alla Paladante di Sestu quando al termine del primo tempo mancano 6 minuti e 20 secondi. Ruffine in anticipo su Escobar, palla deviata in laterale, fuori Escobar, dentro Esposito, ancora capitano Esposito, mette in movimento Peverini, palla giocata in profondità verso Sardella, palla che però termina sul fondo, Ruffine, lancio lungo deviato ancora da Sardella, direttore di gara che non vede il tocco, palla giocata ancora da Milano, Ruffine scarica per Ruggiu, palla in parallela ancora per Ganzetti, si accentra Ganzetti, prova il destro, c'è l'opposizione del numero 10 Reinoldi, l'ultima deviazione la sua, ancora Ruffine, il pallonetto, Ruggiu al volo, palla che passa vicino all'incrocio dei pali della porta difesa da Muratori ma termina ancora sul fondo, Escobar in giro palla ancora verso Esposito, adesso Reinoldi scarica ancora per Escobar, Peverini, ancora Reinoldi, giro palla, mantiene il posto palla ancora Milano però nella propria metà campo, arriva adesso nella metà campo avversaria, Escobar sul lato di destra, palla dentro per Esposito, ancora fuori Reinoldi, non si avvicina neanche ai 10 metri, ancora Milano con la palla tra i piedi, adesso forza la giocata, Escobar viene controllato da Luca Ruggiu che poi allontana direttamente tra le braccia dall'estremo difensore Muratori, riparte così ancora Milano, Mattia si è partiti col piede sull'acceleratore, 4 gol in 4 minuti e poi si è tirato un po' il freno a mano, le conclusioni sono arrivate però diciamo che non riesce più a sbloccarsi la partita, più che le conclusioni sono diciamo le occasioni non sono arrivate, ci sono state delle occasioni comunque, porta bloccata perché comunque tra virgolette sembra una partita a stacchi, alla fine stiamo parlando di due squadre che sembrano aver preso le misure dopo il quarto minuto, avevano magari bisogno di due schiaffi per svegliarsi un po', per provare a capire effettivamente come giocassero, è vero comunque che le fasi difensive delle due squadre dopo i gol subiti sono nettamente migliorate, le occasioni non sono mancate, speriamo perlomeno nel secondo tempo di vedere qualcosa anche di più dalle entrambe le compagini, riparte Ganzetti uno contro uno sul lato di sinistra, Escobar lo ferma lui, palla in mano o meglio tra i piedi di Milano,
Adesso c'è la conclusione con la traversa da parte di Ganzetti. Ancora Ganzetti cerca di recuperare palla su Esposito, c'è il fallo di Cau, è il quinto fallo cumulativo per il Città di Sesto. Dovrà stare attenta naturalmente la formazione allenata da Mario Mura in questi 3 minuti 43 secondi. Che chiudono il primo tempo. Bisogna cercare di non commettere fallo per non mandare al tiro libero la formazione lombarda. Peverini, Escobar sbaglia il controllo per sua fortuna, il più vicino Esposito. Adesso Peverini sbaglia il tocco verso Reinoldi, palla che termina così in foro laterale. Ruggiu, Cau per Di Gao, ancora Cau, il controllo, palla tra le linee verso Dall'Onder che scarica ma perde palla, può ripartire Milano ancora con Escobar che mantiene un po' fortunatamente il controllo del pallone, palla dentro Erbi, il miracolo di Manuel Erbi in tuffo che smanaccia il pallone quasi da sotto l'incrocio dei pali. Si ripartirà con il calcio d'angolo. Si partirà col calcio d'angolo in favore della formazione milanese. Escobar va in mezzo all'aria, c'è la deviazione di Dall'Onder, Erbi recupera la sfera con le mani, poi Di Gao chiede e riceve il pallone, Ruggiu, palla in parallela per Dall'Onder, la finta di Peverini che fa sfilare il pallone, lo recupera all'interno dell'area di rigore, difesa da Muratori, ancora Milano. Reinoldi, il controllo verso Capitan Esposito, abbassa un po' il ritmo Milano, 2.50 al termine di questa prima frazione di gioco. Adesso sbaglia ancora Reinoldi, c'è il fallo su Di Gao e arriva il quinto fallo anche per Milano, ma arriva anche il giallo per Reinoldi. Adesso fuori Luca Ruggiu, dentro Capitan Ruffine. Se, come detto in precedenza da Mattia Bulita, prima effettivamente questa sfida poteva sembrare una partita a scacchi, adesso penso a maggior ragione visto e considerato che le due squadre hanno già raggiunto il bonus dei 5 falli. Adesso contatto con Dall'Onder, Ruffine scarica per Cau, 1 contro 1, si ferma Cau, ancora le finte di Cau, ancora Cau all'indietro per Di Gao, il controllo, Ruffine dentro per Andrea Cau, 1 contro 1 di Cau che però perde palla, può ripartire, non deve commettere fallo Cau, c'è il raddoppio di Dall'Onder, palla che termina così in fallo laterale. Pallone all'indietro, si deve impegnare Esposito per mantenerlo in campo. Ancora Peverini, palla per il grandissimo, fisicamente parlo naturalmente, pivot Vinicius Sardella, che ricorda un po' anche Dall'Onder fisicamente. Adesso conclusione dalla distanza, riparte Andrea Cau, c'è la superiorità 3 contro 2, Cau centralmente, Cau!
il destro di Andrea Cau che sblocca il risultato a 1:31 dal termine del primo tempo. Arriva la ripartenza, arriva il destro angolatissimo, raso terra di Andrea Cau. Città di Sestu 3, Milano 2, a 1:31 dal termine. Città di Sestu che si porta in vantaggio a 1:30 dal termine di questo primo tempo. Ancora Milano, Sardella dentro per Reinoldi, ancora Reinoldi, uno contro uno contro Dall'Onder, si accentra Reinoldi, c'è Peverini che col controllo si accentra, scarica il destro, ribattuto ancora da Di Gao in fallo laterale. Reinoldi verso Muratori, ancora Reinoldi, c'è il pressing di Di Gao, Peverini, il controllo, scarica ancora su Reinoldi, controllato sempre da Di Gao, palla dentro per Sardella, ancora Sardella, uno contro uno, prova il sinistro, palla calciata con forza, non trova la deviazione da parte di Eder Ruffine, palla che termina così sul fondo, Erbi la può rimettere in gioco con le mani, lo fa in questo momento verso Ruffine, siamo entrati negli ultimi 60 secondi di questo primo tempo, mancano per la precisione alla termine 38 secondi, adesso Ruffine, palla che termina così in fallo laterale sul tocco di Di Gao. Ancora Reinoldi, Sardella spalla la porta, prova a mantenere il pallone, prova a girarsi, poi Peverini con la destra cerca il fondo, la smanaccia Erbi, poi con il sinistro ancora Reinoldi, palla che termina in rimessa dalla fondo. Si aspetta soltanto il pallone che arriva ed è già stato rimesso in gioco. Ruffine ancora Dall'Onder, va in profondità Di Gao, pallone dentro di Dall'Onder, il tocco di Di Gao, il 4-2 del Città di Sestu con il tocco intelligentissimo, raffinatissimo di Di Gao sull'ottimo assist di Dall'Onder che ha trovato il varco centrale, ha trovato il punto giusto dove far scivolare il pallone. Di Gao in profondità, non ha avuto difficoltà a superare l'estremo difensore Muratori, a 6 secondi dal termine del primo tempo il Città di Sestu allunga ancora, 4-2 il parziale e termina così il primo tempo con il risultato di 4-2 per il Città di Sestu contro Milano. Seconda frazione di gioco alla Paladante di Sestu di questa terza giornata del campionato di Serie A2 di Futsal Girone A tra il Città di Sestu e il Milano Calcio a 5. Le formazioni riproposte dai due tecnici, con il Città di Sestu allenato da Mario Mura che parte con Erbi tra i pali, il centrale difensivo è ancora Eder Ruffine, i due laterali sono Di Gao e il numero 10 Ozian, il pivot Dall'Onder con la maglia numero 19, adesso Ozian alla conclusione, risponde Milano con Muratori tra i pali con la maglia numero 5 Escobar, con la maglia numero 8 Capitan Esposito, con la maglia numero 10 Reinoldi, con la maglia numero 30 Sardella, questo è il quintetto proposto dal tecnico Daniele Sau. 4-2 il parziale dopo i primi 20 minuti di gioco che vede in vantaggio la formazione padrona di casa grazie ai gol messi a segno da Ruffine, Ozian, Cau e Di Gao proprio allo scadere. Adesso arriva la conclusione di Reinoldi con il sinistro, palla che scivola alla destra della porta difesa da Manuel Erbi. Ancora Erbi con le mani, c'è il controllo,
il controllo da parte di Escobar su Dall'Onder, palla dentro, adesso c'è il contatto tra Ruffine e Sardella, si allacciano un po' i due giocatori, va giù Sardella, arriva il fischio, parte Escobar, la finta, poi Esposito con la sinistra, palla sul secondo palo, Ruffini arriva prima di tutti, poi Ozian, l'ultimo tocco ma dello stesso numero 10 rosso-blu. Foro laterale in favore di Milano, palla giocata in profondità dove Sardella mette giù la sfera, c'è il pressing del numero 10 Ozian, palla intercettata da Di Gao che scarica su Dall'Onder, ancora Di Gao, il controllo di Dall'Onder, palla dentro per Ruffine, non c'è il pallonetto ma c'è il tocco per Di Gao, Ozian ancora per Ruffine, d'esterno verso Dall'Onder, c'è l'anticipo di Esposito, non c'è il fallo fischiato ai danni del numero 19 rosso-blu. Ancora Erbi con le mani verso Dall'Onder, con l'appetto mette giù la sfera, fermato ancora da un'ottima chiusura difensiva. Nonostante la differenza fisica, i centimetri di differenza tra Alejandro Escobar e Dall'Onder, adesso Ozian, l'ultimo tocco di Alexander Dall'Onder in foro laterale, 18 minuti e 18 secondi al termine dell'incontro, Città di Sesto 4 Milano 2, adesso il pressing di Di Gao su Muratori che rimette in gioco con le mani verso Sardella, Ruffine all'indietro verso Ozian, uno contro uno, ancora Ruffine, adesso Di Gao in profondità per Ozian, il controllo di Ozian, il dribbling di Ozian ben riuscito sull'altro numero 10, vale a dire Reinoldi, però c'è la chiusura poi di Muratori, ancora Reinoldi di prima intenzione, Ruffine fa sfilare il pallone, palla poi calciata da Sardella, rischia grosso Ruffine anche in questa occasione.
Ancora RB rimessa in gioco con le mani, lancio lungo verso dall'Onder, c'è il tocco ancora di Escobar, ancora però dall'Onder che intercetta sul rilancio dell'estremo difensore, adesso Ozian, ancora Ozian, palla dentro! Dall'Onder non ha difficoltà a superare l'estremo difensore Muratori, ma il merito del quinto gol della Città di Sestu va tutto a Neich Ozian, autore di una grande giocata, autore di un grande assist, arriva a 17:37 dal termine il quinto gol della Città di Sestu con Alexander Dall'Onder. Ancora Milano, cerca di uscire, palla al piede, adesso Digao intercetta, può ripartire ancora Ozian, uno contro uno, le finte, Ozian caccia con la destra, palla smorzata ancora dal numero 10 Reynoldi, è recuperato poi da Muratori. Esposito il dribbling, pallone messo lì, la deviazione di Ruffine sotto misura e c'è ancora il grande intervento di Manuel Erbia a salvare la propria porta, palla deviata poi in calcio d'angolo. Al volo Escobar, palla che termina sul fondo. Erbi ancora con le mani, rilancio lungo. Muratori di testa in anticipo, fuori dalla propria area di rigore su Ganzetti. Adesso ancora il passaggio di Ruggiu, recuperata palla, recuperata ancora da Erbi che rimette subito in movimento Ozian, adesso Ganzetti è lui che perde il contrasto, Reynoldi centramente, Esposito, la conclusione ribattuta ancora da Ozian, da Ozian. Ancora Ruggiu questa volta con la sinistro, c'è l'intervento di Ruggiu che colpisce al volto Reynoldi, rischia, oltretutto mi sembrava dentro l'area di rigore, quindi ha rischiato la sanzione col calcio di rigore. Ancora RB, palla tra le mani, scarica a corto per Digao, le finte di Digao prestato dal numero 13, vale a dire Sanchez, adesso ancora Ganzetti, poi Digao mantiene la posta palla, palla in profondità per Luca Ruggiu, c'è l'intervento del numero 10 Reynoldi, ancora Ruggiu può andare alla conclusione col sinistro e arriva il gol anche di Ruggiu con il sinistro, palla nell'angolo opposto della porta difesa da Muratori. Si riparte, sesto gol per il Città di Sestu. Ancora il giro palla con Sanchez che scarica per il numero 4 Peverini. Ozian, poi Ganzetti, adesso arriva Ruggiu, palla giocata dentro ancora per Ozian, lancio lungo verso Ganzetti,
troppo lungo, Ganzetti non può arrivare sul pallone, ancora Ozia in pressing su Sanchez, poi c'è Ganzetti, palla in profondità giocata da Peverini, c'è l'intervento in anticipo di Ruggiu. Ancora Reinoldi, Sardella prova a girarsi, controllato e fermato ancora da Ozian, c'è già pronto Ruffini a bordo campo. Il pallonetto ancora Ozian, poi Ruggiu di testa viene anticipato, poi Ganzetti, riparte lui, cerca di ripartire lui, scivola anche Ganzetti, l'ultimo tocco è del numero 13 Sanchez, palla che termina così in fallo laterale, 15 minuti 11 secondi alla termine di questo incontro. Città di Sestu che lo sta incanalando verso una possibile vittoria, 6-2 il parziale per la formazione nata da Mario Mura. Adesso la conclusione di Sanchez, ribattuta ancora da Ganzetti, sale anche Ozian. Palla dentro per Sardella, si gira Sardella, Peverini, la deviazione ancora di Ruffini dentro l'area di rigore, palla che termina in fondo laterale. Anzi, calcio d'angolo, anche a noi era sembrato in un primo momento fallo laterale. Adesso Reinoldi, palla giocata ancora per il numero 10 Lombardo. Reinoldi, il controllo, passa in mezzo a tre giocatori, poi l'ultimo tocco è ancora di Ganzetti. Riparte Peverini, giro palla ancora del Milano, è entrato anche il numero 9 Lucini, ancora Peverini, uno contro uno, sbaglia lui, si porta la palla in fallo laterale. Ancora lancio lungo, Peverini di testa in anticipo, poi arriva la chiusura di Ruzzu. Ancora Peverini, la conclusione di Lucini. Adesso conclusione col sinistro di Ganzetti, palla dalla parte opposta del campo. Adesso gara molto più aperta con tante ripartenze. Sardella, c'è il movimento di Peverini, Sardella cerca di passare in mezzo a due giocatori, ancora Sardella all'indietro per Sanchez. Palla nell'angolo, Peverini, c'è la deviazione, il tocco con la mano probabilmente di Sardella. Sardella che dice di aver toccato la palla invece con la bocca, accorcia le distanze comunque il Milano, 13:43 alla termine. Doppietta personale per Sardella con questo gol sotto misura sulla linea di porta. Adesso c'è il palo di Reinoldi che scuote la porta di Manuel Herbier, non solo la porta perché scuote anche
il Città di Sesto, il suo pubblico. Grande conclusione dalla distanza di Reinoldi con la sinistro. Ancora Sestu, giro palla. Sanchez c'è in pressing dall'under, ancora Sanchez che spedisce poi la palla in fallo laterale. Fuori Sardella, dentro Capitan Esposito. Adesso Ozian dalla distanza, conclusione ribattuta, riparte Reinoldi ancora per Sanchez, non intercetta dall'under. Sanchez uno contro uno, tenta l'elastico ma sbaglia la giocata, poi scivola Reinoldi, va dritto sul parquet. Adesso Andrea Cao, ancora pallone messo in mezzo sul secondo palo. Ancora palla che termina in fallo laterale. Reinoldi per Peverini. Ancora Escobar, scivola anche Ozian. Scivola anche Ozian, finalmente il direttore di gara si accorge, si rende conto che il parquet è bagnato e va asciugato per cercare poi di non far correre rischi ai giocatori. Laterale ancora per Milano, Escobar, Peverini, giro palla ancora della formazione lombarda, la conclusione di Esposito, RB in due tempi, recupera il pallone ancora dall'under, palla per Ozian, poi Ruffine, il controllo, palla in profondità ancora per Cao, Cao cerca di mantenere il posto palla, invece la perde, riparte subito Milano, ma c'è il tocco sbagliato del numero 10, Reinoldi. C'è il fallo cumulativo fischiato contro Andrea Cau. Sei a 3 il risultato, a 12-16 dal termine. Sono due i falli commessi dalla Città di Sesto, 0 quelli commessi da Milano. Ancora Ruffine, porta palla a lui all'interno della propria area di rigore, l'ultimo tocco è ancora del numero 10 Reinoldi. Ozian rimessa in gioco, ancora Ruffine, può scaricare anche per RB, lo fa in questo momento di prima intenzione, pallone però centrale, Esposito la conclusione, ancora Ozian si lancia in scivolata, palla che termina ancora in fallo laterale. Ancora Peverini, giro palla, adesso Escobar, Esposito si accentra, scarica ancora per Peverini con la destro, Erbi in due tempi, recupera la sfera, sono anche i crampi per Erbi. Si scalda subito Ezzi. Ancora a terra RB.
si rialza Manuel Erbi, continua il riscaldamento, Roberto Ezzi, palla sul fondo, ancora Erbi, palla dentro per Dall'Onder, al controllo del pivot, del possente pivot della Città di Sesto, mentre scivola Rufino. Adesso c'è l'errore, il pallone che rimane là e c'è il gol di Reinoldi. Ancora errore di Digao. ...11-27 al termine, 6-4 il risultato adesso in favore della Città di Sesto. Quindi doppietta anche per il numero 10 in maglia biancorossa. Ancora Digao, un passaggio ancora rischioso da banda a banda come nella precedente occasione, palla recuperata, la conclusione potente che ha colpito sotto la traversa della porta difesa da Manuel Erbi e si è insaccata nonostante il tentativo di Erbi di recuperare il pallone. Adesso Ruffine, palla dentro Dall'Onder, prova a girarsi con la sinistra, palla calciata sul primo palo che prende l'esterno della rete della porta difesa da Muratori. Adesso riparte Peverini, fermato ancora ottimamente da Eder Ruffine, poi il dribbling di Ruffine, c'è il tocco del numero 10 Reinoldi, già ammonito Reinoldi, deve stare attento a non ricevere il secondo giallo. Calcio di punizione in favore della Città di Sesto. Digao, Eder Ruffine sul punto di battuta, conta i passi il direttore di gara. La finta di Digao, parte Ruffine, palla dentro per Dall'Onder. Dall'Onder con l'attacco si stava per inventare un gran gol. Palla recuperata ancora da Muratori, riparte però Milano, 3 contro 3, Escobar, palla sul secondo palo, intercettata, respinta da Erbi, poi spazza ovviamente la propria area di rigore, la propia metà campo, il numero 10 Ozian, Città di Sesto, che adesso sta soffrendo un po' la pressione di Milano che sta venendo un po' fuori. Adesso c'è il fallo di Ruffine sul numero 30, vale a dire Sardella. Calcio di punizione, parte Reinoldi, il tocco per Escobar, la conclusione, palla che rimbalza davanti a Manuel Erbi, non c'è stato nessun tocco, palla che termina così in rimessa dalla fondo, lancio lungo, ancora Reinoldi di testa, in anticipo su Dall'Onder. Ancora Città di Sesto, possesso palla Ozian per Digao. La finta di Digao, Dall'Onder, pallone in profondità ancora per Ozian, arriva Muratori fuori dalla propria area di rigore, calcia lui il pallone il più lontano possibile, fallo laterale adesso per il Città di Sesto nella metà campo di Milano. Ruffine ancora Dall'Onder, spalle alla porta, palla ancora per Ruffine, la finta di Digao, si accentra Digao con la destra, c'è la respinta di Reinoldi con il petto, Reinoldi dice con l'appetto, gli arbitri non hanno fischiato, adesso c'è il fallo ancora di Reinoldi, minaccia il cartellino il direttore di gara ma non estrae il cartellino dalla tasca sapendo che Reinoldi è già stato ammonito.
due uomini in barriera per Muratori, il primo è Sanchez, il secondo a scalare sul palo questa volta è Sardella, parte Ozian, palla messa in mezzo, poi Sanchez calcia il più lontano possibile direttamente tra le braccia dell'estremo difensore Manuel Erbi con le mani, il rilancio lungo ancora perso dall'Onder, c'è il pallonetto dall'Onder, l'ultimo tocco è il suo sul pressing di Sardella. Ancora Escobar al lancio lungo, Sardella mette giù col petto, il palleggio, continua a palleggiare Sardella, prova a girarsi, riesce a calciare, palla calciata sporca per il pressing di Ruffine, recuperata da Erbi, adesso il lancio di Ruffine con l'esterno per Di Gao che gli aveva chiamato, palla in profondità, intercettata, è già recuperata ancora da Manuel Erbi, ancora da Londer che si gira col destro, questa volta la risposta ancora di Muratori. Calcio d'angolo di Gao all'indietro verso Ruffini, ancora di Gao, il controllo uno contro uno, cerca il tunnel su Sardella, passa il pallone ma poi Sardella mette il corpo davanti e blocca ancora l'iniziativa del numero 12 rosso-blu, palla recuperata da Erbi, giocata subito verso Ozian, adesso di Gao con l'attacco dall'Onder, ancora dall'Onder, palla però intercettata da Reinoldi, può ripartire Escobar, le finte di Escobar, ancora dall'Onder che recupera il pallone, mette il suo piedone sopra la palla, può rimettere subito in movimento Di Gao, arriva anche Ruffine, c'è Di Gao dalla parte opposta, Ozian in profondità, capisce tutto Sanchez che interviene sul pallone, ancora Sanchez per Reinoldi, bisogna stare attenti al mancino potente di Reinoldi, ancora Sanchez, la deviazione, Erbi ci mette le mani, ma palla che arriva sotto l'incrocio dei pali, 8 e 33 al termine, subisce un altro gol il Città di Sestu ed è il quinto per Milano. Rientra prepotentemente in partita Milano, si era sul 6-2. In 5 minuti Milano ha messo a segno 3 gol. Tre gol che hanno riaperto clamorosamente questo incontro qui alla Paladante di Sestu, 8 e 30 minuti al termine dell'incontro, Città di Sestu 6, Milano 5, adesso Sanchez ferma ancora Di Gao, adesso sbaglia Ozian, riparte così Capitan Esposito per Milano, palla sbagliata però anche da Esposito su Peverini. Ancora fallo laterale, è già rimesso in gioco Di Gao, le finte, si ferma Di Gao, pallone all'indietro verso Manuel Erbi, il controllo, palla centralmente per Ganzetti, ancora Di Gao, scarica verso Ozian, portapalla Ozian, scarica invece questa volta per Ganzetti, di prima intenzione Ruggiu, ma c'è la ripartenza ancora di Milano con Esposito, la conclusione, doppia deviazione prima di Di Gao, poi di Andrea Ganzetti, palla recuperata ancora da Erbi con le mani, però sbaglia Ganzetti, ripartenza di Milano, ancora Ganzetti e c'è il rigore fischiato ai danni del Città di Sestu.
rigore per Milano sul punto di battuta. Ci va Alejandro Escobar, l'ex di questa sfida. 7 minuti 44 secondi, Escobar contro Manuel Herbi. Si aspetta il fischio del direttore di gara. Parte Escobar contro Herbi, la risposta di Manuel Herbi sull'ex compagno di squadra Alejandro Escobar. Compie il miracolo Manuel Herbi, mantenendo il gol di vantaggio per la sua squadra. Ottima prestazione anche oggi di Manuel Herbi, ad eccezione nonostante 5 gol subiti, però sicuramente una bella partita quella dell'estremo difensore della Città di Sestu. Ancora la conclusione di Reinoldi, ancora Manuel Herbi, poi Di Gao, palla allontanata però in foro laterale. Laterale già rimesso in gioco da Escobar. Reinoldi uno contro uno con Luca Ruggiu, le finte di Reinoldi, scarica ancora su Escobar, arriva Di Gao in pressing che gli sporca il pallone. L'ultimo tocco è del numero 12 rosso-blu, fa la laterale in zona d'attacco ancora per Milano, ancora con Reinoldi. Adesso è Peverini che scarica su Reinoldi, palla dalla parte opposta per Escobar, c'è ancora l'ottima chiusura difensiva di Di Gao. Peverini dalla parte opposta, Reinoldi sbaglia il controllo, però protegge il pallone col corpo sul pressing di Di Gao. Adesso il pallonetto dall'under su Peverini, l'errore di Herbi sul destro, anzi sul sinistro di Peverini, commette l'errore forse sulla parata più facile in assoluto. Herbi. C'è il pareggio per Milano a 6:42 dal termine e arriva anche il time out chiesto dal tecnico Mario Mura. Si riparte con il pallone tra i piedi della Città di Sesto, ancora Di Gao, palla dentro per Dall'Onder, poi lancio lungo, contatto con Peverini, tutto regolare secondo il direttore di gara. Ancora Herbi, adesso Ozian Dall'Onder, fermato ancora dalla diretta avversario, vale a dire Peverini. Adesso palla di ritorno di Escobar ancora per Peverini, la palla messa in mezzo sul secondo palo, arriva Esposito in ritardo Ozian. Palla che termina in rimessa dal fondo, fuori Esposito, dentro Sardella, adesso Dall'Onder il controllo, sbaglia però lo stop Dall'Onder, può ripartire così Milano, palla dalla parte opposta, non ci può arrivare Reinoldi, non ci può arrivare Escobar, non ci arriva nessuno del Milano, ci arriva Di Gao per rimettere in gioco la sfera, ancora Dall'Onder. Adesso Di Gao, palla dentro per Ruggiu, anticipato Ruffine,
ancora dall'Onder che scarica per il capitano Di Gao, il tocco di Escobar. Escobar a giro palla, Reinoldi, ancora Reinoldi per Sanchez, giro palla di Milano con Sardella. Reinoldi, il dribbling che manda a vuoto dall'Onder con il doppio passo, adesso Escobar sbaglia, palla dentro ancora per Sardella, poi Escobar, c'è il contatto con Ruggiu, tutto regolare, il colpo di tacco ancora di Sardella, palla recuperata da Erbil, finte di Di Gao, palla verso il numero 19 che adesso si trova nella sua metà campo anziché nella metà campo avversaria, vale a dire il pivot dall'Onder. Di Gao, lancio lungo intercettato ancora da Sardella, può ripartire così Milano, ancora Escobar, uno contro uno, doppio passo, c'è l'opposizione di Luca Ruggiu, ancora in fallo laterale. Reinoldi ancora per Sanchez che sbaglia il tocco, riparte adesso con dall'Onder, ancora dall'Onder, mantiene il posto palla, pallone all'indietro, Erbi, Rufina in posto palla, palla dentro per dall'Onder, pressato da Peverini, spalla la porta, c'è il raddoppio di Sardella, palla ancora messa fuori per Di Gao, Di Gao si defila sulla sinistra, la conclusione di Di Gao potente sul primo palo, va giù dall'Onder. Non sappiamo cosa possa avere, ma possiamo immaginare, visto e considerato che sia casciato, toccandosi comunque il basso ventre, rimane a terra, arriva anche il medico dottor Lussu che rialza subito dall'Onder. Fuori dall'Onder, dentro Ozian. Si riparte con Muratori, lancio lungo. Rufine contro Sardella, c'è il fallo di Rufine. Arriva anche il giallo per Rufine. Ma soprattutto arriva il quinto fallo ai danni della Città di Sestu. Sanchez e Reinoldi sul punto di battuta, c'è Ozian in barriera, parte Reinoldi, la battuta che colpisce in pieno Rufine che salva così il risultato, poi la conclusione ancora di Sanchez dalla distanza, Erbi blocca in presa sicura, ancora Rufine, palla dentro per Ozian, non riesce nel controllo. Ancora Peverini, 4 minuti al termine dell'incontro, adesso l'ultimo tocco è di Ozian. Reinoldi, giro palla di Milano, Milano che adesso gioca con Muratori, poi Reinoldi, Peverini, Esposito,
è il numero 13 Sanchez, ancora Di Gao, palla messa in mezzo, ancora Di Gao, c'è l'opposizione di Peverini, pallone all'indietro, ancora per Ruffine, ancora il pallone dentro verso Di Gao, anticipato da Peverini in foro laterale. Laterale già battuto, Ruggio al volo sull'assist di Di Gao. Adesso sbaglia Reinoldi, non ci può arrivare Esposito, dentro Andrea Cau per Luca Ruggio. Ozian fermato, non c'è fallo, poi ancora Ozian, Sanchez lo trattiene, ancora Ruffine, la conclusione di Ruffine centrale in due tempi, Muratori va in anticipo su Ozian. Adesso lancio lungo, Ruffine ancora di testa, Andrea Cau deve cercare di mantenere il pallone in campo, non ci riesce. ...180 secondi alla termine, adesso l'intervento di Di Gao in anticipo su Escobar. Terzo fallo cumulativo per Milano, sono 5, è già raggiunto il bonus, quelli del Città di Sestu. Di Gao, Ozian, palla dentro per Ruffine, spalla la porta, Ruffine sulla banda a sinistra, adesso palla dentro ancora per Ozian, poi c'è il tocco di Escobar. Ruffine, il pallonetto verso Andrea Cau, sbaglia il controllo Andrea Cau e c'è il timeout chiesto dal tecnico Daniele Sau. Si riparte, 2:47 sul cronometro al termine. Adesso la finta di Reinoldi, fallo laterale per Milano, ancora Muratori, il lancio lungo verso Esposito, mette giù la sfera, poi arriva il capitano Ruffine che mette in movimento Ozian, il sinistro di Ozian, palla che rimane là, non è fortunato il Città di Sestu. Peverini stoppa il pallone che poi Muratori si ritrova tra le mani. Riparte così Milano, ancora con Peverini, Esposito, giro palla a Reinoldi. Adesso Escobar, palla dentro ancora per Esposito che si gira, prova il destro ribattuto da Ozian in foro laterale. Ancora Esposito che riceve da Peverini. Escobar controllato da Cao, ancora giro palla di Milano che sbaglia con Peverini. Rimessa in gioco di Ozian, poi Ruffine dentro per Di Gao. Questa è quasi una notizia, sbaglia anche Ruffine un passaggio. Già rimessa in gioco da Escobar, giro palla ancora per la formazione lombarda, il lancio in profondità, arriva Erbi in anticipo su tutti, palla spedita ancora in fallo laterale. Ancora Peverini per Reinoldi, pallone di ritorno controllato ancora da Ozian, poi Reinoldi si porta il pallone in foro laterale. Di Gao all'indietro per capitan Ruffine, ancora Cau in parallela verso Ozian. Rimessa in gioco Cau per Ruffine, ancora Di Gao, scarica ancora su Ruffine che porta palla, però sbaglia il tocco, Ruffine parte in profondità, Cau riparte così Milano, pallone giocato dentro, poi Ozian esce lui, palla al piede, ancora Ozian, ancora Ozian, ancora Ozian, c'è il fallo di Reinoldi e il secondo giallo e arriva il rosso per arriva il giallo per Ozian. Ragazzi, stiamo guardando un'altra partita. Se questo è il giallo per Ozian, se questo è il giallo per Ozian, stiamo guardando un'altra partita. Ozian va via in mezzo a tre giocatori,
che lo prestano, lo toccano, arriva il giallo per lui. Questo è veramente una situazione un po' strana, un po' ambigua nella gestione del direttore di mano, del direttore di gara, perché ha detto che ha toccato il pallone con la mano. Quindi punizione a due per Milano, quindi non il tocco di mano come ha fatto capire il direttore di gara, ma evidentemente simulazione, ma sinceramente molto, molto strana come chiamata, non l'abbiamo proprio capita, perché tutto poteva essere, almeno dalla nostra posizione, fuorché quello che ha detto il direttore di gara. Ancora Ruffine che salva su Reinoldi. Falatelare già rimesso in gioco, 1 minuto 10 secondi alla termine, 6 pari il risultato tra Città di Sestu e Milano. Ancora pallone messo in mezzo, sbaglia Escobara da pochi passi. Ancora Milano, Ruffine in anticipo su Sardella. Ancora pallone dentro, ancora corpo a corpo, poi Escobar col destro, ancora la risposta di Erbi, poi la risposta ancora della difesa della Città di Sestu. Peverini all'indietro per Reinoldi, 45 secondi alla termine, adesso palla dentro ancora per Sardella, c'è il contatto con Ruffine. Ruffine che deve stare attento perché il bonus è già stato raggiunto da parte della Città di Sestu. Ancora giro palla per Milano, palla dentro, c'è il fallo di Sardella su Ruffine. Già giocato il pallone per Ozian, 30 secondi alla termine, palla dentro per Cau, la conclusione di Cau, l'ultimo tocco di Muratori, calcio d'angolo ancora per il Città di Sestu, Ruffine dalla distanza, il palo è ancora Ruffine di prima intenzione sulla palla che ritorna in campo, ma Muratori battuto, il sinistro preciso di Ruffine che scuote la porta dell'estremo difensore milanese. Ancora pressing su Escobara, ultimi 17 secondi di questo incontro, possesso palla per il Città di Sestu, sbaglia Ruffine che poi allarga per Di Gao, uno contro uno di Di Gao che calcia verso la porta, difesa da Muratori. Fuori Sardella, dentro Esposito. Undici secondi ancora di gioco. Adesso Ruffine, Di Gao. Il pallone in profondità verso Luca Ruggiu che poi cerca di vincere il contrasto. Ancora 4 secondi per andare alla conclusione. Di Gao sul punto di battuta.
Cao per Ruffine, sbaglia il tocco Andrea Cao, l'ultima deviazione è di Eder Ruffine, terminerà con il risultato di 6 pari questo incontro. Si alza già il pubblico qui del Paladante, calcia in profondità Escobar. Nonna dovrebbe essere terminata perché c'è il cambio, cambio fallo, c'è ancora un secondo da giocare. Fallo laterale sul punto di battuta, arriva Ruffine. All'indietro Luca Ruggiu che proverà il sinistro. Parte Ruggiu con la sinistra, palla deviata ancora da Pevenini con la corpo. Adesso terminano i 20 minuti di questo secondo tempo con il parziale di 6-6 tra Città di Sestu e Milano, con il rammarico di aver dilapidato un ampio vantaggio 6-2 quando comunque si era nel secondo tempo per il Città di Sestu. Città di Sestu che ha avuto un blackout e si è fatta recuperare così dalla formazione allenata da Daniele Sau. Io vi ricordo il parziale, ancora 6-6 tra Città di Sestu e Milano, calcia 5 dalla Paladante di Sestu. È tutto, un ringraziamento a Matteo Bullita che ha partecipato con me per la telecronaca, Enrico Costa per le immagini e la parte tecnica, un ringraziamento ancora ad Alessandro Carta e naturalmente un arrivederci sempre su Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.